Finora di lui Matteo Messina Denaro, inteso Usiccu, è conosciuto anche come Diabolik. Sono state pubblicate solo delle foto segnalettiche, scattate prima della latitanza, iniziata nel giugno del 1993, e degli identikit. E poi altre fotografie tratte dall'album di famiglia, tra matrimoni. E Brindisi. Adesso il TG1 Rai ha pubblicato in esclusiva, ed è la prima volta che accade, la voce del superlatitante. Un audio che risale al 18 marzo del 1993, quando Messina Denaro ha 31 anni di età, registrato nel corso di un'udienza alla Tribunale di Marsala. La cassetta con un nastro magnetico in formato VHS è stata scoperta negli archivi dello stesso tribunale dall'associazione antimafia Rita Atria e dalla testata Le Siciliane, impegnate da tempo in un lavoro di ricerca della verità e della giustizia. In 28 anni nessuno si è accorto o ricordato della registrazione. Più nel dettaglio si tratta della testimonianza resa da Matteo Messina Denaro ad un processo con 31 imputati, Accardo Giuseppe più 30, per un omicidio di mafia commesso in provincia di Trapani, a Partanna nel suo mandamento. Il boss, unico rappresentante del re dei Nelibertà della dinastia corleonese di Rine Provenzano, indica le proprie generalità e la residenza a Castelvetrano. Buongiorno, il signor Messina Denaro Matteo, le ricordo che ha l'obbligo di dire la verità. Venga, la forza. Ed è il presidente a Castelvetrano, ha detto di... E poi l'interrogatorio si protrae per una trentina di minuti. Il pubblico ministero gli domanda: senta, ricorda se fu sentito dalla squadra mobile di Trapani dopo la morte di un certo Accardo Francesco da Partanna? E lui risponde: guardi, io in quel periodo ho subito decine di interrogatori per ogni omicidio che è successo. Poi ancora la sua voce. Stiamo per salire in macchina e l'Accardo Giuseppe dice a me di non prendere la nostra macchina. Stiamo per salire in macchina e l'Accardo Giuseppe dice a me di non prendere la nostra macchina. E poi, a conclusione, il giudice si rivolge a lui. Può andare, signor Messina Denaro? E lui risponde: grazie a lei, buongiorno. Può andare, signor Messina Denaro? Grazie a lei, buongiorno. Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero Del Rao ha commentato: sentire la voce di Matteo Messina Denaro è molto importante. Nei suoi confronti ci sono attività investigative da anni. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno documenti sonori idonei anche a riscontri e comparazioni, laddove si rendesse necessario. E poi ha aggiunto: negli anni sono state arrestate centinaia di persone facenti parte della rete che ha favorito la latitanza di Messina Denaro e sono stati sequestrati almeno 3 miliardi di euro. Lo sforzo e l'impegno che lo Stato investe per il suo arresto sono enormi e ci sono tanti filoni investigativi sviluppati dalle varie forze dell'ordine sotto il coordinamento del procuratore distrettuale di Palermo. È qualcosa su cui facciamo grandissimo affidamento. Quanto ci possa essere anche un'azione di repressione efficace.